Ciao a tutti, benvenuti su Cosmo Channel. Vi faccio una domanda: è possibile incidere sul metallo con un incisore laser? Un incisore laser a diodo? La risposta è no, lo dico ad ogni video: non si può incidere direttamente con il laser sul metallo. Questo non dipende dalla potenza di questi laser. Possiamo anche usare un laser a diodo da 10.000 watt, comunque non riuscirebbe a incidere il metallo. Per incidere il metallo abbiamo bisogno di laser a fibra ottica. Hanno una lunghezza d'onda differente e anche una potenza inferiore. Con una potenza inferiore ma con la giusta lunghezza d'onda si può tranquillamente incidere sul metallo. Vi chiederete: come mai il titolo è incidere il metallo con un incisore laser a diodo? Se non è possibile farlo, leggete subito dopo, c'è una parolina magica. La parolina magica del titolo è elettroincisione. Grazie all'elettroincisione è possibile incidere quello che vogliamo sul metallo. Vi dico subito che con questa tecnica non è possibile incidere immagini sul metallo, ma soltanto delle scritte o dei piccoli simboli. Appena vedrete di cosa sto parlando, capirete il perché non è possibile incidere delle immagini. Quindi, per te che mi chiedi mille volte se è possibile incidere il nome del proprio cane su una targhetta metallica, con questa tecnica sarà possibile, ma è anche facilissima e veloce da fare. Prima di dirvi di cosa si tratta, ma soprattutto perché ho un cucchiaio in mano che agito, perché ci metterò il mio nome, Simone, su questo cucchiaio, in modo tale che i miei figli non ruberanno mai più il mio cucchiaio preferito per la colazione. Ma prima di spiegarvi questa tecnica, ricordatevi di iscrivervi al canale, lasciare un like e attivare la campanella. Sì, noi youtuber lo chiediamo sempre. Perché lo chiediamo? Semplicemente perché la visualizzazione non fa crescere il canale. Quello che fa crescere il canale è l'interazione tra voi e noi. Quindi con l'iscrizione, l'attivazione della campanella, il like e soprattutto anche i commenti. Ecco perché sia io che tanti altri youtuber dicono sempre: iscrivetevi al canale. Di cosa abbiamo bisogno per effettuare un'elettroincisione? Sicuramente un incisore laser. Non importa la potenza, vanno bene anche gli incisori laser da 1 watt, quelli piccolini. E l'importante è che riescono a incidere del nastro isolante. Poi abbiamo bisogno di acqua con tanto sale. Sì, l'ho rubato a mia figlia. Il sale deve essere tantissimo. Io in meno di metà bicchiere ho aggiunto 3 cucchiai di sale. Il sale deve essere tantissimo e non si deve sciogliere, nel senso che girando questo sale all'interno comunque deve rimanere del sale sotto. Questo perché ci serve una soluzione satura di sale. Il sale rende quest'acqua molto più conduttiva. Quindi voi girate, sciogliete il sale che si riesce a sciogliere e sotto ci deve essere ancora del sale. Se vedete che il sale si è disciolto completamente, aggiungete un altro cucchiaio di acqua. Poi abbiamo bisogno di tamponi. Io utilizzerò un cotton fioc perché effettuerò, per farvi vedere, delle piccole scritte. Se voi dovete fare un'incisione un po' più grande, potete prendere un pezzo di legno, per esempio come questo qui, ci attaccate una spugna leggermente più grande e avete fatto un tampone. Poi abbiamo bisogno di un nastro. Se dovete fare delle piccole scritte, come farò io, vi basta un pezzo di nastro isolante. Se invece dovete fare delle scritte leggermente più larghe, potete usare del nastro più grosso. L'importante è che sia un nastro gommato, che non assorba l'acqua e tra l'altro deve avere anche una buona adesione. Infine abbiamo bisogno di un alimentatore. Va benissimo, un alimentatore da 12 volt in corrente continua e nient'altro, e tanta fantasia. Adesso vi mostro passo per passo come incidere qualcosa. Io inciderò, giusto per farvi vedere, una scritta su un cucchiaio in acciaio. Si può usare questa tecnica su tutti i materiali metallici, purché non siano verniciati. Probabilmente sull'alluminio, essendo un materiale non molto conduttivo, dovremmo stare un po' più di tempo rispetto all'acciaio o addirittura rispetto all'oro. Quindi prendi in considerazione anche questo. Per prima cosa inciderò il mio nome su questo cucchiaio. Vi ricordo che è un cucchiaio in acciaio. Quindi prendo il nastro isolante e ce lo appiccico semplicemente. Cerchiamo di non fare grinze, quindi deve essere ben aderente alla superficie. Ecco fatto. Adesso prendo un po' di misure per vedere di quanto deve essere la scritta. Quindi in lunghezza non ho problemi, in larghezza devo stare sotto, diciamo, i 13 mm, sì, anche meno, anche 12 mm, diciamo 9 mm. In lunghezza c'ho un bel po'.
Ok, adesso vado su Lightburn oppure potete usare qualsiasi altro programma di gestione del vostro incisore laser e creo una scritta Simone delle dimensioni giuste per questo cucchiaio. Io utilizzo Lightburn perché mi trovo molto meglio per incidere. Allora, Simone, sì, Simone. Le dimensioni in altezza diciamo che 8-9 mm vanno bene, facciamo 9 mm, dai. Facciamo bello grande, ok. Spostiamo in basso. Anzi, lo spostiamo centrale perché sul totem S ho i limit switch. Ok. Adesso mi posiziono. Faccio innanzitutto NOM, lo mettiamo qui, poi questo qua, questo qua. Perfetto, così dovrebbe andare. Avviciniamoci. Allora, impostazioni di taglio. Diciamo che un 600 col 100% potrebbe andare bene. Mettiamoci gli occhiali e partiamo. Farà tantissimo fumo, eh? Finito, ci ho messo veramente pochissimo. Allora, vediamo il risultato. Comunque già si vede che è buono. Adesso con una pinzetta, con delle punte molto fini, andiamo a togliere la parte centrale, quella che non ci serve. È venuto leggermente storto, vedete che la E finisce qui sotto, però va bene. Ed ecco il risultato finale. Mi raccomando, se si alza leggermente dai lati il nastro isolante, andiamola a schiacciare con qualcosa, perché altrimenti se ci entra acqua sotto qualche bolla che si è formata, va a incidere anche lì sotto e poi il risultato non è poi gradevole. Allora andiamo a schiacciare bene. Perfetto. Adesso accendiamo l'alimentatore. Spostiamolo a 12 volt, vanno bene anche 12,41. Colleghiamo il polo positivo al cucchiaio, comunque alla struttura del pezzo che dovremmo incidere, mentre il polo negativo lo andiamo a collegare alla punta di un cotton fioc. Prima però immergiamo il cotton fioc dentro l'acqua salata. Mi raccomando, girate. Semplice acqua e sale. Non c'è bisogno di mettere aceto o altri liquidi particolari. Prendiamo il polo negativo e lo andiamo a collegare sulla punta. Importante che tocchi la parte imbevuta di acqua. Se riusciamo ad avvicinarlo quanto più possibile, meglio alla punta. Adesso dobbiamo tamponare tutta la scritta lentamente. Appena collegate, come vedete, guardate, ha già cambiato colore. Quello è il metallo che si sta staccando dalla superficie del cucchiaio. Diciamo una decina di secondi per ogni lettera è più che sufficiente per fare un'incisione indelebile. Più tempo stiamo lì a incidere e più l'incisione verrà profonda. Mi sposto, se vedo che l'acqua inizia a evaporare ad essere poca, allora vado a immergere nuovamente il cotton fioc nell'acqua e sale.
mi si è staccata la E. Mannaggia. Vabbè, pazienza. Se vediamo che la punta del cotton fioc si rovina tanto, possiamo rigirarlo, immergerlo nuovamente e continuare. Perfetto, penso che possa bastare. A posto, spegniamo l'alimentatore. Stacchiamo il pollo positivo e lo andiamo a pulire. Togliamo il nastro. Con un diluente adesso andrò a togliere la colla. Ed ecco il risultato. La potevo sistemare meglio, comunque almeno la tecnica l'avete capita. Come vedete, in questo punto prendiamo la nostra, ecco, manina magica. Come vedete, in questo punto il nastro isolante non si è attaccato bene sulla superficie, quindi l'acqua insieme alla corrente è entrata sotto il nastro isolante e ha corroso la parte sotto. Siamo stati veramente forse 15 secondi per ogni lettera e ha scavato abbastanza. Vi ricordo che questa è una scritta indelebile, quindi perché è proprio scavata sulla superficie del metallo. Come vedete, è proprio scavata. Quindi mi rivolgo di nuovo a te che stai per scrivermi. Quindi posso incidere con un laser sul metallo? No, con questo laser non puoi incidere sul metallo. Con il laser a diodo non si può incidere sul metallo, ve lo ripeto 100 volte. Ma con questo si può incidere su un nastro adesivo che poi possiamo incollare sulla superficie di metallo che dobbiamo incidere e con la elettroincisione fare la nostra bellissima incisione. Quindi vi ricordo sempre di iscrivervi al canale, lasciate un like e attivate la campanella per rimanere sempre aggiornati quando uscirà un nuovo video. Ci vediamo alla prossima, ciao!